Parlando sempre di light drifting, in alternativa all'innesco alla costruzione del terminale con il singolo amo, possiamo utilizzare anche il doppio amo. Sempre per prima cosa, logicamente, facciamo il nostro rinforzo, quindi filo più grosso su filo più sottile, assucchiamo e serriamo il tutto. Per fare questo tipo di terminale occorre lasciare il filo un po' più grosso, leggermente più lungo, in modo da legare perfettamente l'amo, anzi il doppio amo. Procediamo prima alla legatura del primo amo a distanza un pochino più vicina di quella come abbiamo visto nel caso di quando abbiamo parlato del singolo amo. Quindi noi abbiamo il primo amo legato e leghiamo di conseguenza il secondo amo a circa 3-4 cm dal primo amo. Ecco, l'innesco della sarda in questo caso risulta migliore, di massima resistenza, e lo stesso abbiamo anche più possibilità di allamare il pesce e di evitare che questo tocchi con i denti il filo.